Quando si parla di Stephen King è difficile pensare ad un romanzo che abbia avuto un destino più oscuro di ossessione. Scritto negli anni 60 per poi essere editato nel 1977, rappresenta l'esordio di Stephen King come Richard Bachman, pseudonimo che utilizzerà in seguito per scrivere altri 6 romanzi, tra cui La lunga marcia, L'occhio del male, L'uscita per l'inferno, L'uomo in fuga, I vendicatori e infine nel 2007 Blaze. Ossessione racconta la storia di un massacro scolastico ad opera di uno studente che poi si trasforma in una sorta di seduta psicologica dove alla fine tutti gli studenti tranne uno svilupperanno una vera e propria sindrome di Stoccolma fino a simpatizzare persino con lo studente che ha dato il via al tutto e a confidare i loro più reconditi segreti proprio con lui. Il tema del libro è l'uso delle armi e il loro potere che hanno sulla mente soprattutto dei giovani che hanno risentimento verso la società. Nel libro il protagonista non svela mai del tutto i motivi che l'hanno spinto, ciò rende ancora più inquietante il tema dell'opera, essendo che così si arriva a pensare che ogni studente, o ancora peggio ogni persona, può diventare così. All'inizio della storia Charlie, il protagonista, viene espulso per comportamenti scorretti, avendo aggredito un insegnante. L'aggressione alla scuola diventa una sorta di seduta psicologica, come detto prima, dove i suoi compagni arrivano a confidarsi con lui, tutti quanti tranne uno, Ted, che verrà in seguito pestato a sangue da tutti quanti e servirà a Charlie come monito per essere eventualmente ucciso da uno dei poliziotti, che però, pur essendo colpito 3 volte, riuscirà a sopravvivere e verrà internato in un ospedale psichiatrico perché considerato incapace di intendere e di volere, viste le sue azioni. Mentre il povero Ted, tutto quello che gli succederà sarà ricevere una lettera dai suoi compagni dove leggerà le motivazioni che li hanno portati a compiere tale atto e perché hanno voluto simpatizzare con Charlie, riversando su di lui quindi tutta la loro frustrazione. Una delle caratteristiche più incredibili dell'opera è la totale facilità con cui Charlie abbia potuto prendere il controllo di un sistema così potente come la scuola e soprattutto su un sistema così importante come la mente umana, essendo lui diventato una sorta di psicologo e anche di terapista per tutti i suoi compagni che in un modo o nell'altro si consideravano frustrati e anche sfruttati dal sistema in cui erano costretti a vivere ogni giorno. Anche dall'esterno la situazione non è delle migliori, essendo che Charlie, con il fatto che tiene un'intera classe in ostaggio, abbia aggredito un insegnante e mandatolo all'ospedale e anche ucciso chi stava facendo lezione in quel momento quando è entrato, comporta la totale sottomissione delle forze dell'ordine. Tant'è che con loro fa un gioco molto interessante, che se avessero detto anche una sola domanda rivolta a lui, avrebbe ucciso qualcuno. A un certo punto riesce a ingannare un poliziotto facendogli fare appunto una domanda. E Charlie tenta in questo modo di uccidere qualcuno, ma ci ripensa subito. E un'altra figura molto importante all'interno dell'opera è la figura della ragazza che, dopo essere uscita dall'aula per andare in bagno, torna tranquillamente e con tutta la propria volontà in aula pur avendo l'opportunità di scappare. Questo è il primo segnale che gli studenti iniziano a sviluppare la sindrome di Stoccolma verso Charlie, che lo vedono un po' come il ribelle che riesce a sconfiggere il sistema. Ed è una figura molto attraente e anche molto allettante per tutti gli studenti che vorrebbero così avere il suo stesso coraggio. All'interno dell'opera, però, come detto, ci sono moltissimi riferimenti anche al fatto che le armi hanno un potere molto negativo sulle persone che vedono nell'uso di queste ultime l'unico modo per riscattarsi e anche per salvarsi da un mondo che sembra non concedergli più alcuna alternativa. Quindi la domanda impellente è: le armi sono veramente così pericolose come viene detto per chiunque? Oppure no? Infatti lo stesso King ha definito il romanzo, in un documentario del 1999, dove King si racconta, di averlo definito una sorta di manuale operativo per commettere una strage scolastica. Infatti proprio quest'ultima affermazione comporterà il ritiro dell'opera all'inizio degli anni 90, quando verrà trovato nell'armadietto di 2 studenti che hanno in seguito compiuto un massacro scolastico. Infatti il romanzo, pur presentando moltissime analogie con il massacro della Columbine High School del 1999, viene citato anche all'interno di Blaze, dove King afferma di essere contento che sia stato in seguito ritirato. Quindi il tema fondamentale dell'opera è una sola domanda: qual è il reale potere delle armi? Il potere di suggestionare ed ingannare chiunque o soltanto chi ha una mente debole e contorta e soprattutto sottomessa a un sistema che non riesce a dargli alcun tipo di prerogativa per il futuro?
se avete l'opportunità di leggere questo libro, ragazzi, vi consiglio di farlo, perché attualmente le copie di Ossessione sono molto rare, essendo stato ritirato da quasi 30 anni. In ogni caso, ragazzi, io spero che questa nuova puntata di lezione privata vi sia piaciuta. Se così è stato, mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se avete mai avuto l'opportunità di leggere Ossessione. E soprattutto provate a rispondere a questa domanda: King ha fatto bene a ritirare l'opera oppure no? Era una precauzione utile oppure soltanto una paranoia infondata? Sarete voi a deciderlo nei commenti. E noi, come sempre, ci vediamo ad un prossimo video di lezione privata con Alex Samat. Ciao a tutti, ragazzi, buona lettura kinghiana!